Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Allora, questa è, diciamo, una conferenza stampa che vuole essere di preparazione al concerto di questa sera, della parte finale, soprattutto per andare a presentare quella che è stata la nostra giuria per tutto quanto il concorso, un concorso internazionale per la prima edizione, quindi che ha dato sicuramente modo a Salorno di farsi conoscere, soprattutto in tutto il territorio. Questo era l'obiettivo principale. È stata la prima edizione, quindi tutta molto fatta di rincorsa, ma crediamo che di aver raggiunto comunque un obiettivo importante. Ora io vi presento il direttore artistico del concorso internazionale, che è Maurizio Moretta. Maurizio Moretta si preoccuperà di presentarvi un pochino tutta la giuria, in modo che ognuno di loro poi possa dare effettivamente un proprio contributo. Abbiamo la presenza anche del nostro sindaco di Saronno, Fagioli Alessandro, dell'assessore alla cultura, dottoressa Miglino, che anche loro potranno sicuramente dare il loro apporto su quello che è il discorso della città di Saronno. Ecco qua Maurizio Moretta, direttore artistico. Buongiorno. Buongiorno a tutti. È stata una bellissima esperienza che si concluderà questa sera, una prima edizione che è riuscita oltre, direi, ogni rosea aspettativa, e questo è gratificante per me personalmente, per chi ci ha creduto sin dall'inizio, quindi l'amministrazione comunale, la fondazione, e senz'altro per la figura di Giuditta Pasta, che grazie alla quale ci sarà senz'altro un rilancio a livello mondiale anche della città di Saronno. È stato un onore e un privilegio avere come presidente con noi Cecilia Gasdia, oggi sovrintendente all'Arena di Verona. Quindi, nonostante i suoi molteplici impegni e le numerose richieste, i numerosi inviti anche in altri concorsi, ha accettato il nostro, e diventandone così anche madrina, non solo presidente di giuria, di questa iniziativa, ed è la prima persona che invito a parlare. Grazie. Innanzitutto, buongiorno signori e signore a tutti, trovarsi in questa cornice attorniati da cimeli, da ricordi preziosissimi e rarissimi di Giuditta Pasta è un'emozione, direi, non da scherzo, soprattutto per me, che comunque sono in carriera come cantante da oltre 40 anni e che, insomma, la sorte ha voluto affibbiarmi nel passato molti ruoli di Giuditta Pasta, che è stata sicuramente una delle cantanti più famose e più ricordate nel mondo dell'opera in tutto il mondo, e quindi una grande interprete per la quale i più grandi compositori hanno scritto opere apposta, come Norma, come Beatrice di Penna, La Sonnambula, anche Rossini, Viaggiare, e io ho avuto questa enorme fortuna anche di interpretare molti, molti anni dopo i ruoli che erano stati suoi. Quindi i motivi per cui sono qua sono molteplici, oltre ovviamente questo grandissimo onore. Primo, perché, insomma, l'amicizia che mi lega da mano con Maurizio Moretta, che col quale ci siamo incontrati alcuni anni fa, diciamo, a parecchi, per fare un altro avvenimento molto importante per il quale io ho apprezzato molto il suo senso di organizzativo, e per questo è stato il primo motivo che mi ha indotto ad accettare ovviamente di venire a questo concorso, perché, come molto gentilmente ha detto lui, sì, non è facile per me allontanarmi per molti giorni dalla Fondazione Arena, perché non solo sono il sovrintendente ma anche il direttore artistico, e quindi il lavoro è immane. Come dico sempre, io lavoro 8 giorni la settimana. E quindi ovviamente il fatto che fosse legato al nome di Giuditta Pasta, questo ancora di più, soprattutto il primo concorso in onore di Giuditta Pasta, questo è per me un elemento di grandissima gioia, per ricordare sempre di più e rilanciare veramente la figura di questa grandissima cantante, ma che è stato un fenomeno assoluto, veramente devo dire un fenomeno assoluto, ed è ricordata insieme a pochissime altre cantanti dell'Ottocento come un unicum. Poi ovviamente c'è anche un altro fatto, insomma, io sono già stata in questo teatro molti anni fa, e quindi ho cantato circa una ventina, 22 anni fa, e mi ero trovata molto bene, quindi tornare di nuovo a Saronno finalmente è stato per me molto piacevole, anche perché l'ultima volta che sono venuta purtroppo ero venuta a fare il concerto e poi ero ripartita immediatamente e non avevo nemmeno avuto la possibilità di godere, diciamo, di questa meravigliosa città che avete. Quindi,
Questo concorso, e come ha detto il maestro Moretta, è un successo, devo dire la verità, perché ha moltissimi iscritti, cosa non facile nel mondo dei concorsi italiani e anche internazionali, perché sono talmente tanti i concorsi che purtroppo a volte si dividono i cantanti. Invece sono stati tanti, ma tanti, tanti, tanti veramente, anche con un buon livello. Quelli che abbiamo selezionato, che andranno in scena stasera, sicuramente sono di un livello molto molto buono, quindi speriamo veramente che ci sia un vincitore importante. E l'ultimo aspetto, che secondo me è ancora più importante di tutti, io in questo momento, oltre a rappresentare la cantante, insomma, che sono stata, rappresento la Fondazione Arena di Verona e tutti i teatri che sono presenti qui sono molto interessati ad andare ai concorsi, perché chiaramente durante 3 giorni o 4 giorni di un concorso si ha la possibilità di sentire tantissimi giovani che magari non hanno la possibilità di farsi sentire in altri modi. Personalmente io con Fondazione Arena sono da 1 anno e mezzo sovrintendente, ho attuato già questa, diciamo, filosofia di chiamare moltissimi giovani a cantare sia al Teatro Filarmonico che all'Arena di Verona. Infatti il 30% dei nostri cantanti all'Arena di Verona sono giovani, alcuni proprio debuttanti ai quali diamo la fiducia. Quindi per me è grandissimo interesse, la Fondazione Arena, da me rappresentata in questo periodo, diciamo, ha un fortissimo desiderio, una grande volontà di dare spazio ai giovani, ovviamente quelli più bravi, e quindi siamo sempre alla ricerca, e quindi ringrazio ancora una volta di avermi invitato a questo concorso, perché sicuramente anche nel futuro sarà molto interessante poter avere la possibilità di offrire ai giovani più meritevoli sicuramente qualche contratto interessante per lavorare in un teatro come la Fondazione Arena, ma anche negli altri teatri che sono fondazioni, diciamo, sinfoniche, che sono qui rappresentate. Quindi il mio più grande ringraziamento agli organizzatori, che sono stati lungimiranti, devo dire, perché sono certa che questo concorso sarà un successo anche nel futuro, specialmente avendo dei teatri alle spalle che potranno sicuramente dare uno sbocco a tutti questi giovani. Grazie, grazie veramente, grazie Maurizio, grazie Assessore, grazie, grazie. E grazie, grazie tanto. Signor Presidente. Il secondo commissario che presento arriva dalla Spagna e rappresenta uno dei più importanti teatri spagnoli, il Teatro dell'Opera di Oviedo, ed è Patrizia Cuesta. Grazie. Prima di tutto ringraziare a tutti voi, perché è un onore per me, essendo la prima volta che si fa questo concorso, ricordando anche la signora Giuditta Basta, per me veramente non potete immaginare, è un onore veramente. E anche l'altra cosa più importante che diceva Cecilia adesso, per noi è importantissimo essere presenti nei concorsi per scoprire questi giovani che fanno tantissimo lavoro e che per loro non è tanto facile viaggiare sempre, perché stanno cominciando la sua carriera. Dunque per noi avere in 2-3 giorni, non mi ricordo esattamente quanti cantanti c'erano, 120, 130, tanti, tantissimi, sì, no, questo veramente è un piacere per noi, una cosa che dobbiamo fare. Anche la parte difficile, decidere chi deve essere in finale, che speriamo tutto il pubblico goderà, sono sicura, perché vanno a fare un bel concerto, hanno un bel repertorio. Spero di vedervi a tutti nei prossimi giorni, perché si ripeterà il concorso, sono sicura. Grazie. Grazie, grazie. Il prossimo giurato che vado a presentare è un agente lirico tra i più importanti che abbiamo in Italia e in Europa. Parlo del dottor Roberto Coppedè. Grazie. Buongiorno e grazie innanzitutto all'organizzazione del concorso, che è stata perfetta, e anche perché ci sono degli eventi collaterali al concorso, che non si è limitato solo a sentire i cantanti, ma anche con vari eventi che ogni giorno ci sono stati durante le selezioni di cantanti. Chiaramente per un'agenzia essere a un concorso è linfa, perché i giovani si trovano qui, le audizioni noi come agenti sì, ogni tanto si fanno, però sono i concorsi che poi seguiamo molto. E
ben venga un nuovo concorso con il nome di Giuditta Pasta, che ne hanno già parlato, quindi è inutile ripetere. E abbiamo trovato sicuramente dei giovani validi qui, molto, che vanno dai 19 ai 23, 24 anni, che insomma, vuol dire che i giovani seguono ancora la lirica, perché purtroppo il pubblico è ancora un po' vecchio nell'opera, però si vede nei concorsi che ci sono sempre molti giovani, quindi è il nostro futuro, è un'agenzia fondamentale. Così questi giovani, oltre ai teatri che sono presenti, alle fondazioni, noi come agenti possiamo proporli in altre situazioni e in altri teatri che non sono presenti qui. Quindi vi ringrazio di nuovo e in bocca al lupo per l'edizione futura. Un piacere e un onore presentare il maestro, il direttore d'orchestra Ender Sappina. È francese, ma da diversi anni è stato ingaggiato per diventare e seguire la direzione artistica della principale orchestra di Stato di Istanbul, Orchestra Sinfonica. Il maestro Ender Sappina, che parla in inglese, quindi magari invito poi una traduzione. Io completo italiano, ma parlare per me è un po' difficile. So I will continue to speak in English and help maybe translate questa a little bit in Italian. So I'm so happy to be here, very honored to be a member of such a respectable people, and make a jury on the name of Giuditta Pasta, which is one of the most known singer of the 18th century. So it's really a special honor for me to be a member of the first competition, which is very exciting for the future and also for the to promote and to know young musicians to compete and to take place in this artistic scene worldwide. So I support and I feel very excited to be always member of the juries competitions of singing of the instruments. And we had 4 days very exciting, and I was also very impressed by the quality of some young singers that we choose altogether, and I invite Soronese people to come tonight and leave this excitement with us. Chiarissimo. Bravo. Spero non dimenticare nulla, più o meno. It was too long. Lui ci diceva che è contentissimo di essere qua per la prima volta che si fa questo concorso con il nome di Giuditta Pasta, che è una delle cantanti più conosciute dell'Ottocento, una delle più importanti. È molto felice di vedere il livello di tutti i cantanti che sono venuti per questo concorso, che è stato difficile per tutti noi decidere chi doveva essere questa notte per questo concerto, per questa finale. Non so se mi potete aiutare, non so se mi dico qualcosa. Che aspetta di vedere tutto il pubblico questa notte che goderà sicuro di questi cantanti giovani che cominciano la sua carriera. E che è molto onorato, si ha detto, di far parte di questa bella giuria. Certo, grazie. Ho lasciato per ultimo e non a caso il maestro Roberto Gianola. L'ho lasciato per ultimo perché per me non soltanto è un amico, ma è un collaboratore imprescindibile. Il maestro Gianola è un direttore d'orchestra, oggi da diversi anni è direttore stabile al Teatro dell'Opera di Istanbul, ma organizzatore di moltissimi altri eventi, di concorsi, ha fondato 20 anni fa e oltre l'orchestra, la Laycom Philharmonica, che avremo il piacere di ascoltare questa sera. E gli cedo volentieri la parola. Beh, ringrazio Maurizio, perché è sempre bello sentire le tue parole d'amicizia, e questo mi
mi rende felice perché hai costruito un concorso davvero importante. Hai avuto tu l'idea, lo so benissimo, perché noi ci troviamo spesso e parliamo spesso di molti progetti, ma questo progetto del concorso a Saronno è una cosa che veramente il maestro Moretta ha sempre sentito nel profondo del suo cuore. L'ha organizzato con grande entusiasmo e con grande generosità. Noi ci siamo trovati bene, io personalmente lo reputo ormai un fratello perché ci sentiamo sia per la parte musicale ma ci sentiamo anche al di fuori del nostro lavoro professionale. Essere qui a Saronno insieme a Maurizio, insieme a amici che conosco da anni e aver conosciuto Cecilia Gasdia è un ulteriore momento emozionante. Perché noi insieme ascoltiamo, dobbiamo giudicare questi giovani cantanti, ma insieme impariamo tanto, anche perché questi ragazzi giovani hanno poche possibilità di farsi ascoltare. E concorsi come questo sono concorsi assolutamente fondamentali per il futuro della musica lirica. E la particolarità, quello che rende questo concorso più appetibile è anche la finale con la presenza dell'orchestra. In Italia pochissimi concorsi sono con la finale con orchestra, questo perché i costi sono sempre molto alti, ma a Saronno siamo riusciti in questa impresa. Per cui ecco, io prima di tutto ringrazio ancora Maurizio, ringrazio questa commissione con la quale mi sono trovato benissimo in questi giorni, ringrazio il sindaco, l'assessore, Oscar Masciari, il presidente della fondazione, e speriamo stasera di darvi uno spettacolo all'altezza della situazione, ne siamo assolutamente sicuri. Grazie. Grazie. E auspichiamo che sia l'inizio di una serie di concorsi futuri, perché è bello, bellissimo, veramente. Io ringrazio il maestro Gianola per le belle parole, però permettetemi, voglio ringraziare la persona che ha reso possibile questa mia idea, che l'ha colta al volo al primo cenno, cosa che in passato non era andata così. E questa persona è proprio il primo cittadino di Saronno. Un'idea nata in quella circostanza parlandone, e il sindaco l'ha fatta sua, e dopo 4 mesi sono stato contattato attraverso anche la fondazione. Oscar mi ha subito rinnovato la fiducia anche per la conoscenza storica che abbiamo, e quindi direi che è doverosissimo sentire dalle parole del sindaco quell'entusiasmo che oggi ho ritrovato alla vigilia della finale. Innanzitutto maestro, io ti do del tutto ringrazio per queste belle parole, ma ringrazio tutti i presenti perché aver accettato di venire a Saronno a una prima assoluta per la città poteva essere rischioso da un punto di vista organizzativo, poteva essere rischioso nel mettere la propria persona, la propria professionalità, il proprio curriculum, la propria immagine, e quindi già di questo mi sento onorato e ringrazio il nome di tutta la città. Sorrido perché per me questo diventa al quarto anno di mandato, non sto qui a riraccontare tutte le vicissitudini della Fondazione Teatro, ma uno degli obiettivi che mi ero posto sulla fondazione, su questo polo culturale, sul teatro, era quello di un rilancio e di una valorizzazione di quello che la nostra città può dare alla città stessa o al resto del mondo. In questo caso la valorizzazione di una figura storica legata al mondo dell'arte, legata al mondo della lirica, che è Giuditta Pasta. Abbiamo un teatro intitolato Giuditta Pasta, abbiamo una fondazione teatro intitolata Giuditta Pasta. Mi domando perché non si sia mai voluto nemmeno tentare di organizzare prima un concorso, comunque un evento importante legato a questa figura storica, che comunque è una figura conosciuta in tutto il mondo. Guardate, vi racconto un aneddoto. L'altro giorno che ero qui ho avuto modo di vedere, sono stato spero molto delicato, sono entrato in sala, spero di non aver disturbato le audizioni, e poi ho visto una concorrente che era col suo bel trolley, no? che stava uscendo dal teatro dopo l'esibizione, qui c'erano le porte, erano chiuse, volevo vedere i cimeli, volevo vedere questa rappresentazione. E se dall'altra parte del mondo conoscono Giuditta Pasta, imparano l'italiano perché sono amanti della lirica, vengono dall'altra parte del mondo fino a Saronno per un concorso internazionale, il primo, e questo devo dire anche grazie all'organizzazione, grazie alla qualità dei giurati, perché se non avessimo avuto dei giurati così di qualità, di primissimo livello, di primo livello assoluto, penso che non sarebbero arrivati da così lontano, quindi doppiamente vi ringrazio nuovamente.
Ma sorrido perché quell'obiettivo, come dicevo, che mi ero posto, finalmente ne vede una realizzazione. Non un evento slegato alla città, ma un evento che ha coinvolto l'associazione della città, chi fa musica, chi fa scuola, chi fa arte in città, per coinvolgere diverse fasce della popolazione. Quindi veramente un qualcosa che arriva finalmente a compimento di quello che dicevo qualche anno fa, legato alla nostra città e alle nostre infrastrutture e al nostro gruppo culturale. In questi anni abbiamo realizzato diverse attività anche al di fuori dell'ambito culturale, no? C'è la questione delle manifestazioni sportive che vanno sulle televisioni di tutto il mondo, piuttosto che realizzazioni più piccoline ma che comunque hanno dato qualità al territorio, e questo veramente è il fiore all'occhiello. E visto l'entusiasmo che c'è da parte vostra, che siete veramente i professionisti, e ripeto, i teatri lasciamoli in mano ai professionisti, non andiamo a gestirli come persone della politica, no? Che chi non viene eletto, allora cosa facciamo? Gli facciamo fare i presidenti del teatro? No, mettiamo le persone che professionalmente si occupano di teatro e sanno anche coinvolgere, adesso uso in senso allargato alla parola ai colleghi, sanno coinvolgere chi di teatro se ne occupa in maniera professionale e con qualità. E soltanto così possiamo raggiungere dei risultati. Questa sera ho voluto che l'ingresso fosse libero, quindi non a pagamento, per gli appassionati, per la cittadinanza, proprio perché è una prima e proprio perché il Comune sta investendo anche del suo, no, dal punto di vista proprio economico, per l'organizzazione. Questo proprio per fare in modo che la città possa godere di questa prima assoluta. Prima il maestro diceva che, cioè, quando ci siamo parlati, alla fine io avevo il desiderio di questa valorizzazione. E inizialmente, come già detto in altre occasioni, pensavo più a un corso di canto lirico, un master di canto, che però era difficoltoso nel realizzarlo, costi di gestione e coinvolgimento poi anche degli eventuali studenti, e il concorso diventa comunque una formula forse più premiante proprio per tutta l'organizzazione e per le persone che ne vengono coinvolte. Sono soddisfatto, sono felice. E ringrazio tutti voi per aver voluto condividere questo sogno che volevo per la città di Saronno, ma che fortunatamente si sta rivolgendo anche al di fuori dei nostri confini, ma in maniera proprio internazionale. Grazie ancora, grazie veramente di cuore, e visto che c'è questo entusiasmo, pensavamo di realizzare questo concorso come biennale. Mi impegno a trovare le risorse economiche per sostenere questo concorso, e se vi sarà ancora possibilmente la vostra collaborazione, farlo diventare un concorso annuale. Grazie. Grazie. Visto che abbiamo anche la fortuna, c'è stata una presenza questa settimana molto forte, io la ringrazio. L'assessore alla cultura, dottoressa Miglino, ha voluto proprio essere presente costantemente tutti i giorni, vedere come ci muovevamo, vedere cosa facevamo, spronare, andare avanti. Quindi vorrei che anche la dottoressa potesse dire due parole, un pochino a conclusione. Grazie. Io è stato detto tutto quello che c'era da dire, posso aggiungere la mia emozione, posso dire che quando un anno fa il presidente e il sindaco mi proponevano, ne parlavamo insieme di realizzare questo evento, lo vedevo come qualcosa davvero di lontanissimo, ma anche di difficile da realizzare. Quando poi, andando avanti, ci siamo messi sulla strada, ho visto che tanta partecipazione, anche tutta la volontà da parte dello staff del teatro, il coinvolgimento delle associazioni del territorio, e ho notato proprio l'entusiasmo, questo mi ha reso davvero felice. Possiamo dire di aver realizzato un sogno, possiamo dire che forse è nel trentennale, perché non dimentichiamo che questo teatro è stato inaugurato nel 90, quindi siamo già a 30 anni, forse è davvero l'evento più importante di tutti questi 30 anni, quindi possiamo ritenerci assolutamente felici di essere stati testimoni e gli organizzatori di
questo evento importante. Posso anticipare a questo punto, ho avuto adesso il programma di sala, possiamo anticipare che i finalisti saranno 10 e la più giovane ha 19 anni, è italiana, sono soltanto 2 gli italiani, per il resto arrivano davvero dall'Asia, comunque da diverse parti del mondo, sono tutti giovanissimi. Io mi auguro, insomma, che questa sera sia davvero un grande spettacolo, sono sicura che sia così. Ringrazio tutti, ringrazio Anna Clerici perché, insomma, anche grazie al contributo dell'associazione culturalmente e musicalmente siamo riusciti a coinvolgere tutto il territorio e a realizzare questo evento. Che vi ricordo, come anticipava il Presidente, si è svolto su 5 giornate, quindi c'è stato davvero un grande impegno per organizzare tutti i corollari, tutto ciò che è stato a corollario di questo evento, anche con il coinvolgimento delle scuole. Tutto questo ci fa davvero felice. Grazie a voi, grazie a Cecilia Gardia e a tutta la giuria che ha il suo onore. Arriviamo un pochino alla conclusione, è chiaro che essere presidente di un teatro e aver avuto la fortuna di organizzare questo concorso, secondo me vuol dire far crescere soprattutto il teatro, che era il mio obiettivo principale. È chiaro che per fare questo io dovevo necessariamente avere un team a posto, un team che si potesse avere fiducia nel team con cui lavoro. Io effettivamente qui a teatro ho la fortuna di avere un team eccezionale, ragazze che credo che abbiano lavorato questa settimana intorno alle 18 ore al giorno per riuscire a star dietro a tutto quello che è la programmazione. E non è facile soprattutto perché volevo dire che era la prima volta che si faceva, però per loro e per me è stato un momento di crescita, grazie soprattutto a voi, grazie ai vostri consigli che magari sono arrivati durante la settimana, quindi meglio di così credo che la città di Saronno non potesse aspettarsi. È la prima volta, sapevo già che il sindaco diceva una cosa che non doveva dire, però ormai l'ha detta, è incontrollabile a volte, ci pensiamo, però ci pensiamo. Grazie veramente di cuore a tutti, a stasera per un grande spettacolo. Grazie.